Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Andiamo subito nel porto commerciale di Salerno, dove nella tarda mattinata di oggi è attraccato la nave Catania. A bordo 105 italiani che erano rimasti bloccati in Tunisia ad accoglierli un cordone umanitario e sanitario. È arrivata intorno alle 12 al porto commerciale di Salerno la nave Catania, partita da Tunisi con oltre 100 cittadini italiani a bordo. La nave ha riportato in Italia 105 persone che erano rimaste bloccate in Tunisia, dove si trovavano per motivi di lavoro. Prima di lasciare il porto africano, tutti sono stati controllati dalle autorità locali, che sono sincerate le loro condizioni di salute. Al momento della partenza da Tunisi, nessuno dei 105 italiani in attesa di essere rimpatriati ha palesato sintomi particolari. La nave è giunta a Salerno in ritardo rispetto alla tabella di marcia preventivata proprio per effetto dei controlli sulle persone imbarcate al porto di Tunisi. Intorno a mezzogiorno l'approdo a Salerno, mentre in prefettura si svolgeva una call conference tra Sua Eccellenza Francesco Russo e i sindaci di tutti i comuni della provincia di Salerno. Ad attendere i passeggeri della nave Catania, il personale sanitario, che ha verificato le condizioni di ciascuno. Presenti in gran numero le forze dell'ordine dei vari corpi dello Stato. I passeggeri, una volta scesi a terra, hanno firmato una dichiarazione e sono poi partiti verso le rispettive residenze su auto e furgoncini a noleggio. Tutti saranno sottoposti all'obbligo di quarantena nei comuni di residenza. Le operazioni hanno richiesto diverso tempo, ma si sono svolte in totale sicurezza e tranquillità. Tornare in Italia era l'unico pensiero per queste persone, che ora non vedono l'ora di far ritorno a casa e di rivedere i propri cari. Parliamo adesso invece di un allarme, una preoccupazione che si era rilevata nel comune di Mercato San Severino e che ruotava attorno alla possibilità di contagio degli operatori sanitari e dei medici che operano all'interno del presidio sanitario. Il sindaco Antonio Somma aveva chiesto chiarimenti all'ASL, aveva chiesto di effettuare i tamponi. I tamponi sono stati effettuati. L'esito è che solo un tampone è risultato positivo. Ce lo spiega meglio il sindaco Antonio Somma, lo ascoltiamo. Dell'operatrice sanitaria residente ad Avellino, il fucito ha disposto 201 dei propri dati che ci sono stati comunicati, 201 test rapidi, che sono dei test di sieroprevalenza. Dall'esito di questi 201 test rapidi, praticamente 27 sono risultati IgM positivi, che non significa che sono positivi al coronavirus. Dopodiché, alla luce di questo esito che si è avuto sabato, praticamente il fucito ha disposto, la direzione di presidio ha disposto i tamponi faringei. I tamponi faringei sono stati fatti a tutti e 27 quelli risultati IgM positivi, più ad altri 25 del personale che erano entrati in contatto con questa operatrice. Il dato è che su 52 tamponi ha diciamo, sulla operatrice del residente nel comune di Fisciano, come comunicato dal sindaco di Fisciano, è risultata positiva al coronavirus. Adesso però, diciamo, mi sono sentito, perché ovviamente dobbiamo fare chiarezza e dobbiamo avere la serenità che in questo momento l'ospedale, voglio dire, non crea meccanismi di contagio, quindi tutto deve avvenire nella sicurezza, perché ovviamente la preoccupazione è tanta, si sta facendo tanto sui territori per prevenire, di certo non possiamo permetterci che l'ospedale possa diventare un luogo di contagio. E quindi il direttore mi diceva che ha disposto i tamponi anche per la restante parte del personale. L'intervista completa al primo cittadino di Mercato San Severino con ulteriori dati e soprattutto la comunicazione del direttore di presidio sull'esito dei tamponi la troverete integralmente sulla pagina Facebook del nostro sito TVOG Salerno, dove potrete seguire anche altri collegamenti ed altri approfondimenti sulle notizie di queste ore. Ma ieri è stata la Domenica delle Palme, una domenica davvero listata a lutto per la provincia di Salerno, 7 morti. L'ultima novità brutta arriva anche dal comune di Agropoli, dove si registrano altri 3 tamponi positivi. Proviamo a fare il punto nel prossimo servizio.
L'ultima novità in ordine di tempo arriva da Agropoli, dove salgono a 19 i contagiati. Su 9 tamponi questa mattina 3 sono risultati positivi. Ma la notizia non ha sorpreso il sindaco Adamo Coppola, perché i tamponi arrivano tutti dallo stesso nucleo familiare. Impossibile però voltare pagina e non soffermarci sulla giornata di ieri. Una domenica delle palme, listata a lutto per la provincia di Salerno, che nella giornata già connotata da una tragicità di non poter celebrare nessuno dei riti previsti dalla fede, ha dovuto fare i conti anche con una delle giornate più tristi sul fronte delle vittime da coronavirus. Alla fine di un'interminabile giornata ne sono state contate 7. Salerno, capoluogo con 54 contagi, conta anche la sua quarta vittima, nel freddo calcolo che esclude il designer Pino Grimaldi, residente a Napoli. A non vincere la sua battaglia contro il Covid, la suocera di Margaret Cittadino, la sindacalista contagiata, 91enne, la donna residente a Passena che ha perso la vita ieri. La strage di anziani però continua ad arrivare dal Vallo di Diano: 2 decessi nel reparto Covid di Polla, Alessandro Mollica, originario del napoletano, e Colomba Adamo, 87enne, di Sala Consilina. A spegnersi ieri anche un altro uomo di Polla, posto in quarantena per aver avuto un contatto con un positivo, ma ancora senza tampone che ne avesse certificato il contagio. Brutte notizie anche dall'Agro, da Nocera Inferiore, anche se sono risultati negativi i tamponi su 4 dipendenti comunali. 2 morti anche nel comune di Cava dei Tirreni, mentre fa discutere quanto accaduto nel Golfo di Policastro, la ritardata segnalazione di aver contratto il virus da parte di un medico di Vibonati, comune ai confini con Sapri, ha scatenato la reazione dei 2 primi cittadini che hanno chiesto ai magistrati di fare luce su questa vicenda. Intanto il governatore della regione Campania, dopo aver presentato il piano economico-sociale con fondi per 604 milioni di euro, ha deciso di emanare un'ulteriore ordinanza restrittiva che colpisce il comune di Lauro in provincia di Avellino. Intanto era atteso per oggi l'apertura dell'ospedale da Procida dopo un intervento di ristrutturazione, di riqualificazione che ha trasformato l'ospedale di Via Laspro in Covid Hospital, rimandata di qualche ora l'inaugurazione, potremmo chiamarla così, perché l'ospedale ancora non è pronto. Ce ne parla Nicola Roberto. Era attesa per oggi, ma probabilmente arriverà dai prossimi giorni, l'inaugurazione da Procida dell'area Covid-19. Saranno 2 i reparti aperti presso il nosocomio di via Calenda, un reparto di infettivologia, uno di pneumologia, 56 posti letto in questa prima fase, che poi diventeranno 122, prevista anche ovviamente una posti letto anche per terapia intensiva. Ci sarà un laboratorio per l'attività anche di radiologia, servizio 24 ore su 24. Era attesa per oggi, come dicevo, il via, che è slittato perché i lavori sono ancora in corso, è corsa contro il tempo per completare i reparti che dovranno essere a disposizione dei pazienti contagiati dal Covid-19. L'inaugurazione dunque slitta di qualche giorno, ma insomma dovremmo essere ormai agli sgoccioli. Si è invece conclusa la fase di consegna dei buoni spesa 2.800, quelli distribuiti dal Comune di Salerno. Ne abbiamo parlato questa mattina con l'assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Nino Sapastano. Ieri sera abbiamo chiuso con 2.000 domande pervenute attraverso indirizzo di posta elettronica e via WhatsApp, e si stanno già lavorando. Aspettiamo un attimo questi 2 giorni, entro domani sera alle 18, per cercare di chiudere quando prima, insomma, tutta l'attività amministrativa, e di poter consegnare i buoni passi alle famiglie aventi diritto. Insomma. La richiesta, da quello che abbiamo avuto, ripeto, su queste 2 attraverso il sistema telematico, è importante, insomma, 2.000 domande sono importanti, aspettiamo tra oggi e domani. Ripeto, l'obiettivo è quello di dare in questa settimana, per il fine settimana, iniziare a consegnare i buoni passi. È un lavoro importante che stanno facendo gli uffici del settore
politiche sociali, abbiamo chiesto e allargato anche con altri dipendenti del Comune di Salerno che stanno lavorando a casa, in modo da accelerare quanto prima le pratiche per chiudere, così come dicevo prima, in questa settimana, per fine settimana, e poter consegnare i buoni a chi ne ha diritto. Sicuramente tutte quelle pervenute saranno studiate, insomma saranno inserite all'interno di una piattaforma che è stata creata con delle griglie di sbarramento, insomma riusciremo a fare questo lavoro importante. E adesso ci spostiamo, andiamo in provincia di Salerno, ad Angri, per parlare con il sindaco Cosimo Ferraioli, che è stato tra i primi ad introdurre l'idea di contingentare la spesa e di limitare le uscite secondo un ordine alfabetico. Questa ordinanza ora si estende anche ad altri acquisti, e sempre da Angri arriva anche come primo comune, seguito anche da Nocera Inferiore, l'input ad indossare sempre per tutti le mascherine. Quella che all'inizio era sembrata un'esagerazione è diventata invece una delle misure più copiate dai sindaci della provincia di Salerno. L'idea di Cosimo Ferraioli, primo cittadino di Angri, di contingentare la spesa per limitare le uscite dei suoi cittadini ha trovato ampia adesione da altre fasce tricolori, e così dopo il primo cittadino di Angri anche quello di Baronissi e quello di Agropoli hanno deciso di limitare la spesa. Ad Angri si fa secondo un ordine alfabetico e da oggi il sindaco ha anche deciso di estendere la misura ad altri tipi di acquisti, come per esempio le tabaccherie. Ma non solo, Cosimo Ferraioli è anche tra i primi cittadini, seguito anche da quello di Nocera Inferiore e Maglio Torquato, ad obbligare tutti i residenti nel comune di Angri ad indossare le mascherine di protezione. Quella dell'utilizzo della mascherina alla fine è una forma comunque di tutela della salute dei propri concittadini, non è certo una vessazione. Comunque noi abbiamo prima distribuito circa 12.000 mascherine, che sarebbero più o meno una famiglia. Ovviamente c'è ancora chi non l'ha ricevuta, ma dopo domani arriverebbero altre 5.000 mascherine che provvederemo a distribuire, e poi abbiamo imposto l'obbligo. Voglio anche far notare che molti siti ospedalieri sono privi di questi dispositivi ed è molto difficile reperirli. Sebbene la prima distribuzione è partita più di 20 giorni fa, li comprammo all'estero, quindi diciamo ci siamo mossi per tempo e adesso abbiamo deciso di obbligare ad uscire di casa con la mascherina. Naturalmente non si tratta di mascherine necessariamente da utilizzare omologate, perché poi alla fine è sufficiente la protezione magari con un foulard, con una sciarpa dell'apparato respiratorio. Come anticipavamo, anche il sindaco di Nocera Inferiore, Maglio Torquato, ha disposto con un'ordinanza l'obbligo per i suoi cittadini di indossare sempre la mascherina, ma da Nocera Inferiore arriva anche la bella notizia che, a proposito di mascherine, c'è chi le sta realizzando e regalando. Mascherine per le forze dell'ordine. 200 dispositivi di protezione individuale sono stati donati a carabinieri e polizia di Nocera Inferiore da un cittadino, Roberto Citarella, e dalla cartoleria Vici Domini, che ha la sua sede sempre in città lungo la strada provinciale Nocera Sarno. E si continuano a produrle anche in casa le mascherine per donarle, ma non solo quelle. Carolina Villani, di Nocera Inferiore, con l'aiuto della figlia Anna Squitieri, dopo aver donato mascherine a volontà all'Umberto I, ha ora realizzato delle cuffie per i sanitari che operano nei prefabbricati Covid di Nocera, un'ulteriore protezione da mettere sotto l'apposito casco. E la solidarietà va in scena anche grazie all'Associazione Italiana Maestri Cattolici, da sempre impegnata sul territorio nocerino attraverso la formazione del personale docente e soprattutto dei giovani maestri che vogliono entrare a far parte del mondo della scuola, ma anche le iniziative di carattere storico-culturale con le quali è intenta far riscoprire alle nuove generazioni le radici della propria terra e le innumerevoli attività di carattere artistico, ludico e sociale attivate in questi anni per incuriosire bambini e adulti. Sono scesi in campo per tendere una mano ed aiutare a fronteggiare l'emergenza che ci vede protagonisti in questi giorni, dando un contributo economico a favore dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per partecipare e collaborare all'acquisto di un ventilatore polmonare. È solo una piccola goccia in un mare di solidarietà, ma tante gocce formano un oceano.
e nella Domenica delle Palme altre TV sono state consegnate al reparto di malattie infettive dell'ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Serviranno a far sentire meno soli i pazienti in isolamento che combattono contro il coronavirus. Giunte a destinazione anche quelle di Antonio Vitolo, che ha effettuato la donazione per conto della sua azienda, la BL Automazioni di Nocera Superiore, e quella della paganese Katia Giorgio. Lasciamo per un attimo il fronte Covid perché ci spostiamo ad Altavilla per parlare di un episodio avvenuto questa mattina, un incendio che ha distrutto un fienile. Dettagli nel servizio. Vasto incendio questa mattina all'interno dell'azienda zootecnica dell'imprenditore Luigi Grippo, sita in località Falagato del comune di Altavilla Silentina. A prendere fuoco, intorno alle ore 8, diversi capannoni in metallo dove erano stipati decine di balloni di paglia e fieno, molti dei quali scaricati proprio stamattina per rifornire il bestiame dell'allevamento bufalino. Ingenti i danni. Le lingue di fuoco infatti hanno avvolto e ridotto in cenere oltre 700 rotoballe ed un camion per l'espurgo. Sul posto sono giunte tempestivamente tre autobotti dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, diretti dal capo reparto Angelo Picariello, coadiuvato dal capo squadra Massimo Impembo, nelle operazioni di spegnimento durate alcune ore. Da accertare le cause del rogo, che ha sprigionato una fitta coltre di fumo nerastro visibile a distanza. Secondo i primi rilievi, vista anche l'ora e il fatto che l'azienda fosse già in piena attività lavorativa, potrebbe essere stato un episodio del tutto accidentale, forse un mozzicone di sigaretta gettato maldestramente da qualcuno nei pressi dei capannoni. Rilievi sul luogo dell'incendio eseguiti dai carabinieri della locale stazione. Intanto ieri c'è stata una Domenica delle Palme silenziosa, chiese chiuse, ma c'è una novità per quanto riguarda il Venerdì Santo, perché il Vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha fatto sapere che ci sarà una cerimonia che partirà alle 14.30, un momento di preghiera all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno, dove verrà portata la Sacra Spina, la reliquia che viene custodita a Giffoni Valle Piana. Successivamente il Vescovo farà un momento di preghiera con la benedizione di tutta la città di Salerno, anche all'interno del Duomo di Salerno. Bene, prosegue anche oggi il nostro appuntamento con gli inviti a restare a casa. Anche oggi abbiamo un contributo particolare perché arriva da un settore, quello del mondo del teatro salernitano, costretto a malincuore a rinunciare al palcoscenico per la sicurezza e la salute di tutti, quindi chi più di loro può dire ad alta voce a tutti i salernitani: restate a casa. Ascoltiamo. Come tutti voi, anche io e il mio amico Fabio non possiamo vederci, non possiamo suonare insieme, però conserviamo il bel ricordo del concerto fatto il 25 di gennaio all'Augusteo a Salerno, un concerto per un progetto di solidarietà, di unione, di fratellanza verso un porto migliore. Diciamo che anche in questo periodo sono valori molto importanti e attuali. Angeli, hai detto tutto come al solito. Vi aspettiamo quando tutta questa storia sarà finita, al nostro prossimo concerto. Nel frattempo sfruttate questo momento per essere creativi. Guarda, c'ho pure il maglioncino a Steve Jobs, siate folli! Ciao Angeli. Ancora più difficile è il ruolo del comico, dell'attore, dell'intrattenitore, che oggi viene chiamato a soddisfare quel bisogno che tutti desiderano, quale quello della risata, del momento di spensieratezza. Quello che voglio dire oggi è: va bene, facciamolo, però facciamolo con umiltà, con tranquillità, con serenità. Oggi è un momento grave per noi comici, perché il comico è visto sempre come la persona allegra. Oggi siamo tristi anche noi, siamo tristi ma consapevoli che dopo questo momento ce la faremo. Usciremo dalle nostre case, andremo a teatro, faremo gli spettacoli, siamo tutti quanti insieme,
Infatti in questi giorni io mi cimento a leggere un po' di libri, di vedere un po' di copioni, di spulciare nei vecchi spettacoli e con la speranza di rivederli presto tutti quanti a teatro. Ma passiamo questo periodo, penso, un po' come tutti, in attesa che innanzitutto l'emergenza sanitaria finisca e poi siamo sicuramente i primi, ricordiamolo, ad aver chiuso anche prima del decreto, quindi siamo i primi ad aver rinunciato a quella che è la nostra attività per il bene di tutti. E siamo quel tipo di categoria, apparteniamo a quel tipo di categoria che però se non esce di casa non può tentare di procurarsi quel reddito di cui tutti purtroppo abbiamo bisogno, perché i soldi esistono, ci sono, è un nostro modo di vivere questo, interfacciarci con i soldi. E quindi va da sé che siamo i primi ad avere sicuramente risentito maggiormente di questa crisi economica. Due parole sul teatro, su questo luogo meraviglioso, su questo palcoscenico da cui trarre preziosi insegnamenti sull'amore, sulla vita, sul bisogno dell'altro. Il teatro è ricco di tante storie d'amore da raccontare, da imparare, delusioni, amori non corrisposti, nati e poi finiti, ma anche l'amore per i figli, per i genitori, per la vita, per Dio. È un'occasione di dialogo sempre tra noi artisti e voi seduti in poltrona. È senza quella del teatro che potremo continuare a vivere, se Dio vorrà, nel nostro teatro laboratorio Santa Margherita di Pastena, dove ci troverete sempre più convinti e fiduciosi che con un pizzico di ironia la vita si può vedere sempre in una maniera più leggera, questa vita così difficile ma pur sempre bellissima. Ricordate che il teatro è uno strumento importante di aiuto per uscire da questo periodo di isolamento e di smarrimento, ma per adesso continuiamo a rispettare le regole e stiamo a casa. Bene, grazie ancora una volta a tutti gli amici che hanno contribuito anche oggi a rinnovare il nostro invito a restare a casa. Ci sono le previsioni del tempo e poi una piccola finestra anche sul mondo dello sport. In collaborazione con... Ristorante Pizzeria Eureka, i sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Per affacciarci nel mondo dello sport, da oggi parte qui nel TG Oggi una nuova rubrica, la Salernitana dei Sogni. Abbiamo chiesto cioè ai giornalisti salernitani sportivi di scegliere la loro formazione ed anche l'allenatore ideale. Oggi è il turno di Marcello Festa. Ciao ragazzi, spero state tutti quanti bene. Ancora un po' di pazienza, dai, poi veniamo fuori da questa brutta storia. Allora, Nicola e Eugenio mi hanno chiesto di insomma, dare vita a quella che è la squadra dei miei sogni, la Salernitana dei miei sogni, l'undici che in qualche modo ha caratterizzato, contraddistinto il mio percorso, prima da giovane tifoso del Vestuti e poi percorso professionale successivo. Bene, non è stato facile, sicuramente in questa squadra dei sogni, dei miei sogni, non troveranno posto per ovvie ragioni giocatori che hanno fatto la storia, ma che io non ho avuto la fortuna di poter vedere all'opera. Mi riferisco ai vari Valese, Margiotta, Iacovazzo,
Piccinini, ma anche il mitico Pantani, D'Aolio, Cominato, Prati, Corbellini, cioè giocatori di cui ho sentito tanto parlare ma che purtroppo non ho avuto la fortuna di poter vedere all'opera. Passo subito all'operatività. Allenatore Delio Rossi, senza se e senza ma non c'è dubbio alcuno, è stato l'allenatore che ha dato alla Salernitana e a Salerno un'identità calcistica molto ben precisa, quindi 4-3-3. In porta Boschin, perché Boschin è stato un portiere che ha infiammato la mia fantasia di giovane tifoso della Salernitana all'epoca della Vestuti. I suoi rilanci erano straordinari, ma anche la padronanza tra i pali. Subito dopo Chimenti, perché insomma è stato per diverse stagioni un caposaldo della difesa della Salernitana. Difesa a 4, a destra Ciro Ferrara, difensore che ha abbinato capacità difensive ma anche offensive, bravo in fase difensiva ma capace anche di trovare il gol anche con una certa continuità. Alle sue spalle è Claudio Grimaldi, il nostro cavallo pazzo. Coppia centrale ben assortita secondo me, Fresi e l'eleganza, lo stile, la classe, e Carmine Della Pietra, un difensore rocciosissimo, giocatore capace non soltanto di neutralizzare il centravanti avversario ma anche di trovare il gol nelle sue sortite offensive. Alle sue spalle un libero molto elegante, tecnicamente impeccabile come Zandonà, e al suo fianco un altro rocciosissimo difensore salernitano, Carmine Gentile, che poi insomma ha vissuto soprattutto fuori Salerno, in particolare a Bergamo, a Verona, la fase più bella della sua carriera. Terzino sinistro, esterno di sinistra, non c'è partita. Vittorio Tosto, per capacità, ha interpretato il ruolo come nessuno insomma avrebbe potuto fare e nessuno ha fatto meglio di lui in questi anni. Alle sue spalle Marco Pecoraro, perché Marco Pecoraro nasce come terzino sinistro. Io lo ricordo nel primo anno qui a Salerno, era la gestione del presidente Iapicca, e Marco Pecoraro è il terzino sinistro di quella Salernitana. Le sue sgroppate sulla fascia erano fantastiche, formidabili, poi ha trovato una dimensione in un ruolo diverso, è stato il capitano poi della Salernitana in Serie B. Comunque Marco Pecoraro. Centrocampo, anche in questo caso non c'è partito, centrocampo a 3 con Breda, centromediano assolutamente, Ciccio Tudisco, centrodestra, Pietro Strada, per quanto mi riguarda il più grande giocatore degli ultimi 15 anni della storia della Salernitana, anche 20 probabilmente, Pietro Strada, interno sinistro di centrocampo. Alle spalle di questi tre, che erano poi in pratica la spia dorsale della Salernitana promossa in B nel 94, Agostino Di Bartolomei ha avuto una parentesi non lunghissima ma ha segnato comunque un momento storico del club granata, Rino Gattuso, anche lui non ha giocato tantissimo nella Salernitana ma ha lasciato un'impronta indelebile, e Giacomo Tedesco, la cui unica sfortuna è quella di essere stato impiegato nello stesso posto del mito Pietro Strada, anche in questo caso giocatore fantastico. Attacco tridente con Di Michele e Di Vaio sugli esterni, in grado anche di alternarsi e di scambiarsi la posizione. Insomma, i gol realizzati nella Salernitana ma anche in Serie A in altri club di Di Vaio e Di Michele parlano per loro. Centravanti Totò De Vitis, un giocatore implacabile sotto rete. Sì, sicuramente Giovanni Pisano ha avuto una carriera più importante a Salerno, ha segnato in maniera evidente la storia della Salernitana, ma le prodezze di Totò De Vitis rimarranno per sempre nella mia mente, un po' come vale lo stesso discorso fatto per Boschini. D'altronde poi era un'abbinata Boschini De Vitis che faceva sognare i tifosi della Salernitana all'epoca del Vestuti. Alle spalle le alternative, detto di Pisano, Bombardini e Capone. Antonio Capone, salernitano e giocatore straordinario per qualità tecniche, e Davide Bombardini, che abbiamo avuto probabilmente la sfortuna di apprezzare per troppo poco tempo alla Salernitana. Allenatore Delio Rossi, insomma, questa è la mia squadra dei sogni. Probabilmente insomma ci sarebbe stato spazio anche per altri, faccio un nome soltanto, Zaccaro, però insomma credo che abbia anche questa squadra una sua identità tattica. Grazie, andrà tutto bene, arrivederci.
Grazie naturalmente a Marcello Festa, il contributo sulla Salernitana dei Sogni proseguirà anche nei prossimi giorni, ascolteremo da altri colleghi che seguono la Salernitana e lo sport di delineare quella che è la squadra ideale, l'allenatore ideale per la Salernitana dei loro sogni. Noi intanto ci fermiamo qui, grazie per aver seguito il nostro appuntamento con l'informazione e seguiteci anche attraverso i nostri account social su Instagram e su Facebook. A presto. Questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.